Fratelli rossoneri, amici rivali di YouTube, buongiorno, 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 buon pomeriggio, buon pomeriggio, buon pomeriggio a tutti amici. Oh, che bel pomeriggio, questo è un bel pomeriggio, davvero questo qua è un bel pomeriggio, sono molto, molto contento, ma penso che lo siamo un po' tutti. Andiamo ad analizzare un pochettino le pagelle, ho detto così, facciamo le pagelle. Prima di iniziare, iscrizione a TikTok, TikTok. Iscrizione a TikTok, iscrizione a Instagram, a Twitch e via, trovate tutto nei messaggi e in descrizione. Come si fa a non essere contenti in una giornata di oggi? Abbiamo giocato contro un Real sicuramente dimezzato, ma ragazzi, con dei giocatori dentro, Rudiger, Bren Diaz, Vasquez, Hendrik, che hanno pagato un fotto di soldi, cioè, abbiamo giocato con dei giocatori che comunque non è che l'ha pagato poco Hendrik, eh? Non l'ha pagato poco. Io sono molto fiducioso per il futuro, se impostate bene il mercato finale, non fate come l'anno scorso che siete partiti. Speriamo che sia il contrario, siamo partiti a bomba l'anno scorso, abbiamo finito di merda, spero che quest'anno sia il contrario, abbiamo iniziato malissimo per poi invece andare molto molto bene, decisamente molto molto bene. Dipende, vedete il titolo? Dipende tutto da voi, dipende tutto da voi, della squadra, cioè continuare con questa grinta, questa mentalità, questa voglia, questa insaziabilità di correre. Ho visto un Salamaker splendido, ho visto un Salamaker pieno di voglia, migliorato tantissimo tecnicamente, ho visto un Chukwueze migliorato tantissimo, finalmente in piena forma. E questa cosa qua veramente mi fa ben sperare, per un futuro, molto positivo, perché quando c'è un gioco, ragazzi, c'è un'idea di uscita di palla, di ripartenza velocissima, perché abbiamo fatto delle partenze veramente da schegge. Mi auguro che non facciamo come nel 2017, che le avevano tutte vinte negli USA e dopo si sa come è andata a finire la stagione, che è stato un completo disastro. Ieri già ho visto sulla fase difensiva marcature molto migliori. Tomori, come vi avevo detto, nella sua mattonella, Tomori nella sua zona ha fatto molto molto bene, non gli è scappato mai via l'uomo, è stato aggressivo su palla, non ha dato centimetri, secondo me gli ha fatto bene tornare in quella posizione lì. Ha capito Fonseca che era in difficoltà, intelligentemente l'ha rimesso lì. Calabria adesso, ragazzi, ho visto pure che ci sono su Calabria interessamenti dall'estero. Io sarei contento per Calabria, dispiaciuto per l'uomo e per la persona, ma contento perché la fascia di capitano me la devi dare a Magnano Teo, e io gli dico non Teo ma Magnani, cioè questo qua è il mio pensiero, questo qua è sempre stato il mio pensiero, ben lo sapete, che io dico tutta la vita Mike, tutta la vita Mike. Per quanto riguarda anche Terracciano, anche un altro che quando giocherà a destra farà molto molto meglio. Ieri comunque già preso, sta prendendo piano piano comunque confidenza con il campo, questa qua è anche una cosa importantissima, sta prendendo confidenza con il campo e ha cercato due tunnel, uno è uscito, uno no, uno abbiamo perso palla. Il fallo tattico, finalmente siamo così stretti, più vicini all'avversario, che può capitare la ripartenza dell'avversario, ci sono anche gli avversari in campo. Facciamo in tempo a fare quel famoso fallo tattico dove poi ce ne mettiamo dietro. L'anno scorso erano talmente lunghi che non riusciamo neanche a fare il fallo tattico. Davanti ci si muove veramente bene, le punta anche i nastri, l'ho visto muoversi bene, come l'avevo visto muoversi bene Colombo. Quel famoso numero 9, che è la famosa ciliegina, ragazzi, ci toglierebbe tante tante soddisfazioni che voi non potete neanche capire, ma tante ce ne toglierebbe, e siamo qua ad aspettare questo. Dipende da voi, dipende solamente da voi, dipende solamente da voi. Vogliamo prendere Abraham?
A me, io non disdegno, ve l'ho detto sempre, non disdegno di Abraham. David sarebbe stata un'altra roba, Dobbik sarebbe stata un'altra roba, però di Abraham non disdegno. Abraham Murata davanti ci avrei messo anche una firma comunque inizio calciomercato. Quindi adesso tutti ad attaccare, se non facciamo gli esagerati che attacchiamo tutti Abraham, ha fatto 26 gol in 83 partite, ha fatto. È un gol ogni 3 partite di media, non è altissima, non è neanche bassissima. Sì, perché sono 60 e 78. Comunque, dai, io credo fortemente che si possa fare qualcosa di bello, qualcosa di nuovo, qualcosa di interessantissimo. E io ci credo tanto, tanto, tanto in questo mister che è venuto in punta di piedi. Centrocampo, è vero che il mister subito ha fatto capire a Drepo Bega, due giocatori lenti, non li voglio. Voglio il giocatore dove infatti potete entrare in Musa nel secondo tempo. Me l'ha fatto anche fare un buon minutaggio. Questo anche fa ben sperare che c'ha un'idea. Magari, ragazzi, è lui che non vuole David. L'ha allenato, quindi magari secondo lui c'è di meglio in giro. Cioè, questa qua è una cosa da non prendere non in considerazione, perché un allenatore che comunque questo qua che ha fatto è già in numero, in terza, nella sua carriera 24 anni, già in terza cifra da diverso tempo. E tutto, vi dico che fa ben 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 sperare. Fa ben 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 sperare, quindi speriamo veramente calorosamente che ci fanno contenti. Samardžić sarebbe l'attaccante perfetto, il centrocampista perfetto. Samardžić, benvenuto a Pavlović, che ha preso non a caso il 31 di stampa, perché evidentemente l'avrà guardato, studiato quando era bambino, da quando era bambino. E Mancino non c'ha le sue caratteristiche, ragazzi. Stam era grosso, era veloce e non aveva neanche di brutti piedi, c'aveva una lecca, ragazzi, di testa era fenomeno. Cioè, Stam era un altro pianeta. Stam, ieri non ho detto che ha vinto una Champions con noi, ho detto che non ha vinto una Champions con noi, il ragazzo che mi ha scritto così. Ha perso una finale di Champions, la squadra più forte che abbiamo mai avuto quasi di sempre, nel 2005, però non ho detto questo. Cosa cazzo è che volevo dire? Poi andiamo avanti. Benasser, ho rivisto il Loftus-Cheek che voglio io a tutto campo, addirittura lo metterei lì a fare l'interno, lo metterei a fare l'interno se arriva Samardžić. Cioè, sono tante partite comunque abbiamo davanti, con un Chukwueze così in forma, con Pulisic che subito entrerà in forma e tutto quanto, ragazzi, ci manca solo il 9, cazzo, ci manca solo il 9, cazzo, ci manca solo il 9 e poi siamo completamente a posto. Ci manca il 9, poi noi, buona, il difensore l'abbiamo preso. Che arriva o non arriva Fofana, sinceramente non è che, cioè, lo vorrei vedere, però se non arriva non è che c'è da mettersi a piangere. E indi per cui vediamo un attimino cosa succederà. Cazzo, Samardžić, contro noi siamo una squadra di contropiedisti. Quello sa anche difendere, sarebbe veramente uno spasso. Mi auguro veramente con tutto il cuore che lo prendiamo anche molto prima del 10, magari già la settimana prossima. Saremo tutti molto felici e contenti. Samardžić ho parlato, l'altro ho parlato, vediamo un attimo Chukwueze ho parlato, Pulisic pure. Io sono pronto per la battaglia, ragazzi. Sono pronto per la battaglia, per le tante battaglie, per poi andare a affrontare la guerra. Ciao Lucio! Quasi finito qua. E siamo giovani, abbiamo fame, molti di voi non hanno mai vinto niente. E dai, ragazzi, ce la possiamo fare. Possiamo fare un ottimo campionato. Con questo entusiasmo, con questo carisma, sarà me che mi auguro che non vada via. Spero che il titolo vi piaccia, dipende solo da voi. Questo qua è un titolo che mi piace, ma di tutti voi, ci aggiungo anche. Vi ricordo le sponsorizzazioni, ragazzi, le magliette. Ogni 59 euro, mi ha scritto adesso lo squalo che è arrivata la maglietta. Saluto il Masi che io non l'ho salutato. Ragazzi, vi mando un bacio, vi mando un abbraccio. Ciao a tutti.